vedendo su Rete 3, ma non è nulla rispetto a quello che tra poco arriverà sulle nostre frequenze. Ricordo, live in streaming, rete3.rtsi.ch, potete addirittura vederli nel mentre. Ebbene, la prima sfida ha visto un Guglielmoni andare in vantaggio alla grande 3-0 Gol, finalmente, più qui che in grande. famiglia. Quelli sono problemi tuoi, di quelli magari potrei parlarne in una prossima Speciale di canzone. Sì, NRT3. ne parleremo più tardi. E comunque il discorso è che ora la sfida continua. Ecco, ma cosa volete? Perché io e Reggi abbiamo sia la canzone, proprio quasi di delazione, no, Reggi? Quella la teniamo per la bel Allora finale, facciamo la canzone sì. più soft, più. Facciamo così. Il cavallo di battaglia, se così Ok. possiamo definirlo, Sì, quindi la perché. canzone più soft. Tutto è pronto, anche il nostro pubblico vuole sentire e quindi ancora una Sì. volta io direi che possiamo iniziare, ma questa volta parte Angelo Reggi. Prego. Sì, dunque il momento del cavallo. Cavallo di battaglia. Partirà Angelo Reggi. Allora, io sono stato veramente colpito non tanto dal risultato, ma dalle parole di Paolo che hanno centrato il bersaglio. Lui mi ha detto: smetti di fare il rapper, fai il cantautore. Per cui va bene, mi adeguo, molto probabilmente ha ragione lui, farò il cantautore. Vi presento una canzone che peraltro avevo già cantato domenica scorsa nel pomeriggio per i risultati elettorali. Allora, in quell'occasione mi si era chiesto di fare delle canzoni sulle elezioni cantonali. Questa è una canzone che parla di uno di quelle persone che ha passato la domenica a sfogliare le schede per controllare se erano nulle, valide, bla bla bla. Quindi tutta una giornata, una Ciao domenica Reggi, passata a nem, fare questo nem, lavoro. nem, nem. No, è una canzone, io l'ho sentita in anteprima, è una canzone che tocca il cuore. No, Sentivo che ma dicevi addirittura pelle d'oca in è diretta. veramente una canzone, ecco, hai ragione Reggi, a livello cantautorale hai delle doti indubitabili. Indubitabili. No, veramente. Ridi la Voilà, quindi questa è la canzone per queste persone che hanno passato una domenica a sfogliare schede grigie. Controllo le schede di tutti i comuni, sarà una domenica a pieno regime. Mi tocca lo spoglio delle comunali, con la mente spoglio ben altre realtà. Ci vorrebbe un diversivo che mi cambi la giornata. Crocette tracciate, piegate, imbustate, imbuste ordinate, impilate, timbrate, nemmeno i colori delle cantonali, c'è un grigio pesante di cielo a Gurtnellen. Ma una scheda profumata, abbellita e colorata, trovo tra le dita, c'è una dedica che cita, amore ti aspetto a casa stasera, preparo una cena con lume e candela, mia moglie non ha mai votato una volta, adesso capisco perché ieri si sentiva coinvolta. Grande prova da parte di Angelo Reggi che risponde prontamente.